5, 4, 3, 2, 1, via! Applauso signori per i Master 7 Master 8, affiliato al campionato italiano, amatori, pezzi di greco 24-25 giugno 2023. Partenza ufficiosa, prima raggiungere il chilometro zero, da dove il direttore di corsa verrà in via ufficiale per 47 km e mezzo di corsa che verranno percorsi in questo bellissimo circuito tra mare e collina a pezzi di greco. Corridori impegnati nel tratto di trasferimento dopo la partenza ufficiosa dal centro abitato di Pezze di Greco si dirigono al chilometro zero, posto ai piedi della salita della gravina di Cisternino, dove dopo qualche minuto di piede a terra il direttore di corsa Nicola Messuti darà il via ufficiale. È un circuito che prevede due anelli, il primo giro di 22 km circa è quello più lungo e prevede appunto la salita della cosiddetta mezza gravina di Cisternino. Praticamente è un lungo falso piano che porta poi i corridori sulla parte alta e per poi riscendere verso Pezze di Greco. Ed ecco il via ufficiale dato da Nicola Messuti, direttore di corsa, coadiuvato da Michele Zini, vice direttore di corsa. I corridori che si avviano subito sul falso piano. Si va, partita la gara dei Master 7 e Master 8, terreno adatto subito per darsi battaglia ed infatti vediamo subito i primi vagoncini che si staccano, meglio ancora, e subito la testa del gruppo dove si alza l'andatura, cercano subito di fare selezione. C'è già una coppia che prova ad avvantaggiarsi immediatamente, la coppia della Bike Emotion, Carlo Socciarelli, campione italiano Master 6 uscente, e col 15 Stefano Colagè, grande corridore, ex professionista, a cavallo tra gli anni 80, fine anni 80 e primi anni 90. E tra l'altro Stefano Colagè accolto in squadra nell'allora Refin il pugliese Leonardo Piepoli, l'albero bellese Leonardo Piepoli, quando nel 95 il trullo volante è passato professionista proprio nella Refin e ha trovato Stefano Colagè ad accoglierlo in squadra. Davvero mozzafiato il paesaggio che si intravede dall'alto del Monte Pizzuto, la parte più alta del percorso, e da dove si intravede la distesa infinita di ulivi che degradano verso il mare e sembra a un certo punto che vadano a tuffarsi proprio nel blu del mare Adriatico. A 25 secondi, possiamo rilevare i tempi. Ecco i due fuggitivi con la Gesso Socciarelli che si apprestano a raggiungere l'ultimo chilometro del primo giro. Alle loro spalle si è formato un terzetto di inseguitori. Col dorsale 5 Salvatore Ambra, col 29 Giovanni Lattanzi, ancora Master 7 e il primo degli M8 Russo, Cosimo Damiano Russo della ciclistica Cassano d'Adda. Via via arrivano tutti gli altri, gruppo già sfilacciatissimo. Colagè Socciarelli, un applauso per Colagè Socciarelli, eccoli a tutta, si danno il cambio regolare con 15, Colagè con 16, Socciarelli. E
Ed ecco i corridori che imboccano la salita di Monte Pizzuto, e questa è la salita dell'Anello Piccolo, che quindi contraddistinguerà la corsa, perché è la salita che verrà ripetuta più volte a seconda delle categorie di gara. È una salita molto caratteristica, con siede stradale stretta, ulivi a bordo strada, e strada che si inerpica fino a raggiungere il 14% di pendenza. Eccoli che ritornano sulla panoramica e li porta nuovamente verso Pezze di Greco. Intanto sono rimasti in due all'inseguimento dei due battistrada. Qui Piazza 20 Settembre, ultimo giro. Ultimo giro anche per loro, 30 secondi, sono sempre con 5 Ambra e col 29 Lattanzi. Flamme Rouge dell'ultimo chilometro, Socciarelli, Cola, J, compagni di squadra Emotion Bike, se la giocano sarà sprint vero? Staremo a vedere. A braccia alzate, ma chi metterà la ruota? Avanti a chi? È lui, è Stefano Cola, J! Stefano Cola, J va a prendersi la maglia tricolore. Lo sprint si prova dietro a rimontare, ma non ce n'è, non ce n'è. Gravino, terzo del podio, è per il numero 5, Salvatore Ambra, Barracuda Bike Cycling Team. È lui col dorsale numero 13 che va a prendersi la maglia tricolore per la categoria M8. Cosimo Damiano Russo. Siamo sulla griglia di partenza, schierati i corridori, pronti a darsi battaglia in questa seconda gara sul circuito di Pezze di Greco. Master 6 e Master 5 questa volta impegnati sul circuito che prevede 4 giri, il primo da 22 km e 3 stavolta da 12 km nell'anello piccolo, per un totale di 57 km. Che saranno validi per l'assegnazione della maglia tricolore per i Master 6. Tra poco meno di un'ora e mezzo avremo le nuove maglie tricolori per queste categorie. E intanto vediamo schierati alla partenza, tra gli altri, atleti ex professionisti come il pugliese Elia Giano, dorsale numero 17 per lui, e con la casacca salentina della Leo Construction. Elia Giano, che è anche impegnato in questo periodo, nuovo incarico per chilometro zero, pronti via di Nicola Messuti, si va subito utilizzando questo falso piano. Ci sono subito gli atleti più adatti alla salita che impostano un ritmo importante che può subito mettere in difficoltà qualche corridore. E infatti l'andatura prosegue abbastanza sostenuta, il gruppo è già in fila indiana e si cerca in qualche modo di fare subito selezione, di farsi subito il largo, e anche per evitare poi nel giro successivo di arrivare nelle stradine strette con troppo affollamento. È questo che i big, i favoriti perlomeno dalla corsa, cercano di fare. Thank you.
Siamo alla prima scalata del Monte Pizzuto, una salita caratteristica appunto del giro corto. Ecco gli scalatori che impostano subito l'azione, si va, l'andatura aumenta, il gruppo tende a sfilacciarsi ulteriormente, siamo quasi allo scollinamento, si sta formando un drappello in testa. Eccoli che arrivati sulla panoramica, finita la salita, inizia la parte discendente che li riporterà verso Pezze di Greco. È un drappello di 8 unità che si è formato in testa e sono in superiorità numerica i Leo Construction Airone, hanno ben 3 di loro in questo gruppo di testa. Con numero 7 Aggiano, tra i favoriti della vigilia, con numero 12 Zizi e con numero 11 Solina. Gli altri componenti col 52 Capuccilli, col 40 Cordano, col 42 il già citato Nicola Loda, col 64 Mele e col 25 Busbani. Dietro fanno fatica a recuperare il gap. Siamo al passaggio sul Corso Italia di Pezze di Greco. I 14 battistrada segnalati al comando. Selezione naturale, eccoli, vediamo tra gli altri, Solina, vediamo Elia Giano a chiudere questo drappello dei fuggitivi con numero 7. Sempre il drappello di 8 uomini al comando. Dietro sembra allungarsi il margine degli inseguitori. Non cambia la situazione al comando, sempre gli 8 in testa, aumenta invece il vantaggio sul primo gruppetto inseguitore, dietro alla spicciolata via via tutti gli altri. Si va verso il suono della campana, verosimilmente sarà l'ultimo giro quello che farà da giudice inappellabile a questa gara Master 5, Master 6. Non aspetta lo sprint, si allarga e parte via Giano, ma non riesce a fare il buco. È il Capuccilli che va a chiudere ancora su Elia Giano. Siamo ormai entrati nell'ultimo chilometro di gara, la situazione non cambia, sarà sprint a questo punto. Lanciata lunghissima la volata. Si sono appagliati. Lanciata la volata. Volata di testa. Volata di testa. E il 52 Capuccilli. Pietro Capuccilli fa suo il titolo Master 5. Siamo ancora nelle campagne di Pezze di Greco, lussureggiante vegetazione. Nella terza batteria dei campionati, adesso la volta dei Master 4 e Master 3. 5 giri per loro, l'anello lungo da 22 km e 4 tornate sul corto di 12 per un totale di 73 km. Campioni uscenti sono Pietro Capuccilli tra i Master 4, già riconfermatosi campione italiano tra i Master 5 in gara 2 qui a Pezze di Greco. Tra i Master 3 ai nastri di partenza Fabio Ciccarese, concentratissimo e determinato a difendere con i denti la maglia tricolore conquistata lo scorso anno nella medesima categoria a Monte Urano. E il sindaco della città di Fasano, Francesco Zaccaria, ad impugnare la bandierina a scacchi e a dare via ufficioso alla competizione.
3, 2, 1, alle sindaco, si va! Solito trasferimento di 5 km per raggiungere il chilometro zero per via ufficiale sul fastidioso falso piano della mezza gravina di Cisternini, che se da un lato invita i corridori più reattivi ad imprimere da subito ritmi adatti a fare selezione, dall'altro mette in croce le gambe dei corridori meno competitivi. Ancora paesaggio incredibile, muretti a secco caratteristici della Puglia, così come i maestosi ulivi. Bisogna rimarcare questa meraviglia della natura e la distesa che va ancora una volta verso l'Adriatico. Primo giro e prima azione degna di nota. Viaggia in quarta quinta posizione, si allarga e con uno scatto secco fa il vuoto. Si tratta del dorsale numero 28, Vito Speciale, ASD Chialà Loco Rotondo il suo team. Ai meno 2 km dal primo passaggio sul traguardo di Corso Nazionale esce a sua volta dal gruppo il numero 59, la tesoriere Francesco, team Eracle Alberobello. Sono entrambi Master 4. I due transitano sul traguardo lasciando basito il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, nel vedere in fuga il suo collega amministratore. Vito Speciale è infatti vice sindaco della vicina città di Locorotondo. Sembrano gli ultimi metri di una Vuelta in Spagna, il paesaggio è molto simile. I due vengono poi ripresi dopo il primo scollinamento del Monte Pizzuto. Altra azione da sottolineare è poi quella di Stefano degli Innocenti, Master 4 anch'egli, che ci prova nel corso della terza tornata, mentre i Master 3 lasciano ancora fare. Loro evidentemente attendono le ultime tornate per muoversi. Il corridore marchigiano transita da solo al terzo passaggio, inseguito ad una manciata di secondi dall'indomito Francesco La Tesoriere, ancora allo scoperto, lo era già dal primo giro. I due vengono però riassorbiti dagli inseguitori e quindi si va inesorabilmente allo sprint finale che assegnerà le due maglie tricolore. È Fabio Ciccarese a lanciarlo lunghissimo, tallonato da Alfonso Del Rico, squad Sansevero. Uno sprint serrato, serratissimo, c'è Fabio Ciccarese con Leo Costaccio, Fabio Ciccarese con 23, Alfonso Del Rico in cima, Fabio Ciccarese per la vittoria. E siamo alla gara 4, 6 giri per 81 km complessivi per le ultime tre categorie al via, Elite Master, Master 1 e Master 2. Via!
Al contrario delle precedenti batterie, la gara si avvia con un'andatura relativamente blanda e anche col passare dei giri il tatticismo non lascia spazio ad azioni di rilievo. Vediamo se per questa gara 4 ci saranno le stesse caratteristiche delle precedenti, cioè con partenza a pulmicotone, oppure ci sarà più tatticismo, come è presumibile che sia in una gara più lunga e comunque con tre categorie in gara. Gruppo ora sulla provinciale Cisternino-Fasano, nella parte discendente, quella più veloce, e quella proprio sotto la collina e sotto il Monte Pizzuto che i corridori hanno appena lasciato. Monte Pizzuto che i corridori affronteranno poi nel secondo anello, quello da 12 km che li riporterà sulla stessa provinciale. Corridori a tutta careggiata vuol dire che i big aspettano a fare la corsa. È Ciro Greco, team Eracle Alberobello, a dare uno scossone al gruppo nel corso della quarta tornata. Greco, categoria Elite Master, pugliese di Grottaglie Taranto, è campione uscente della stessa categoria e vuole emulare Fabio Ciccarese nel difendere il tricolore nella sua punta. In seguito all'azione di Greco si muovono tutti i favoriti della batteria e ben presto si forma in testa un quartetto. A far compagnia a Greco ci sono Roberto Cesaro, Master 2, Team Euronics, Paolo Colonna, Master 2 anch'egli, Team Eracle Alberobello, e Riccardo Stacchiotti, Master 1, Cicli Coppa. Sia Colonna che Stacchiotti però non possono concorrere per la maglia tricolore, non essendo decorso il tempo utile dalla fine della loro attività professionistica. Sono gli stessi quattro che si presentano sul vialone d'arrivo per lo sprint finale, che vede prevalere di misura Stacchiotti su Colonna. Defilati ed esultanti arrivano invece Ciro Greco, che mantenendo fede alle premesse si riconferma campione italiano Elite Master, e Roberto Cesaro, che invece conquista il tricolore tra i Master 2. Ed eccovi l'elenco dei 9 neocampioni italiani. Categoria Elite Master, Ciro Greco, Team Eracle Alberobello. Master 1, Angelo Del Sesto, Fagazama. Master 2, Roberto Cesaro, Team Euronics. Master 3, Fabio Ciccarese, Airone Leo Construction. Master 4, Alfonso De Rico, Bike Squad San Severo. Master 5, Pietro Capuccilli, Fagazama. Master 6, Luciano Pasquini, Max Lelli. Master 7, Stefano Colagè, Bike Emotion. Master 8, Cosimo Damiano Russo, velocipede Cassano Dallo. I vincitori della Coppa Guiari in Puglia, riservata alle società per ogni batteria di gara, sono: per la gara 1 Bike Emotion, gara 2 Airone Leo Construction, gara 3 Team Eracle e gara 4 Team Euronics. Stanco ma entusiasta dell'esito di questa magnifica due giorni di sport, il presidente Antonio Zizzi e tutto il suo staff dell'SD Narducci danno appuntamento al prossimo evento, perché se è vero che nel 2015 hanno organizzato i campionati italiani di ciclocross e nel 2023 quelli master, è anche vero che non c'è due senza tre.